Buongiorno, bentrovati, buon giovedì 24 settembre, giorno dedicato alla memoria di Santa Tecla, Vergine e Martire. Ecco il Vangelo di oggi secondo il nostro rito ambrosiano. In quel tempo il Signore Gesù era ormai vicino alla discesa del Monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: «Benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli». Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi discepoli». Ma egli rispose: «Io vi dico che se questi taceranno, grideranno le pietre». Parola del Signore. Il viaggio di Cristo verso Gerusalemme giunge a compimento. San Luca ha raccontato ampiamente questo viaggio. Finalmente Gesù arriva a Gerusalemme e dà ordine che venga preso un asinello e su un asinello docile entra. Questo gesto simbolico, già previsto dai profeti, Gesù lo compie. E la folla, ispirata da Dio, riconoscendo tutti i prodigi che ha veduto, lo acclama dicendo: «Benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore». Riconosce Gesù come il Re Messia. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Il canto degli angeli ora risuona sulle bocche della folla. Quel canto che era risuonato a Betlemme sulla grotta, ora è sulla bocca dei discepoli di Cristo, che riconoscono che Egli è colui che viene. Già qui una riflessione. In tutte le messe noi cantiamo: «Benedetto colui che viene nel nome del Signore». Che il Signore ci dia di avere la stessa gioia di queste folle quando alla messa, al santo, cantiamo queste parole. Perché veramente, sotto il velo mistico del sacramento, è lo stesso Signore Gesù che a noi viene. In secondo luogo, notiamo che i farisei chiedono al Maestro di rimproverare i discepoli, perché essi non riconoscono che Gesù è il Messia, e altre volte Gesù aveva messo in guardia i discepoli stessi dal riconoscerlo pubblicamente come Messia. Ma in questo caso Gesù risponde duramente: «Vi dico che se questi taceranno, grideranno le pietre». Gesù sa infatti che ormai è giunta la sua ora e che il suo modo di essere il Messia, cioè l'essere Messia sofferente, l'essere il Messia, il Cristo crocifisso, verrà ormai a breve manifestato. Grideranno anche le pietre, ed in effetti alla morte di Cristo, lo sconvolgimento della terra, il terremoto, le pietre che si spezzarono, gridarono e riconobbero la sua grandezza, che Egli è il Cristo, che Egli è il Figlio di Dio. Chiediamo la grazia di riconoscere veramente il Signore Gesù come il nostro Maestro, come il Signore della nostra vita, per accoglierlo nella nostra vita con gioia e seguirlo con amore. Buona giornata, sia lodato Gesù Cristo.